Siamo con Marta Carissimi, che gioca nella squadra femminile di Serie A del Milan. Quest'anno hai giocato nel Milan, però mi pare che mi dicevi che è l'ultimo anno. Sì, ho deciso di smettere di giocare dopo, insomma, 18 anni di Serie A, 24 anni che avevo iniziato, da quando avevo iniziato a giocare, insomma, quindi una carriera abbastanza lunga, e quindi quest'anno è stato l'ultimo anno, ho chiuso col Milan e purtroppo a causa del Covid non abbiamo potuto terminare il campionato, però è stata comunque una bella stagione. Arrivate a che posto? Siamo arrivate seconde a pari punti con la Fiorentina e per questioni di algoritmo non abbiamo, siamo diventate terze, quindi non siamo potute accedere alla Champions League. Per quanto riguarda il tuo curriculum sportivo, mi dicevi che hai militato anche in altre squadre? Sì, io ho giocato 9 anni al Toro, 4 al Verona, 2 alla Fiorentina e poi questi ultimi 2 al Milan. Ho fatto anche un'esperienza all'estero in Islanda, e state tutte belle esperienze. Sono anche, insomma, riuscita a raggiungere qualche obiettivo importante. Ho vinto 2 campionati, 2 Coppa Italia e un campionato islandese e una Coppa islandese. Il tuo ruolo è quello di centrocampista, fai pure qualche gol? Sì, ogni tanto sì, faccio più assist che gol, però ho sempre giocato centrocampista centrale, sia in tutte le squadre appunto in cui ho militato, anche in nazionale, quindi sempre qualsiasi ruolo del centrocampo centrale mi appartiene, insomma. La tua decisione è irrevocabile, per te è stato l'ultimo anno? Sì, è stato l'ultimo anno, insomma, ho concluso un percorso importante, adesso ne inizierà uno che spero mi dia le stesse soddisfazioni che mi ha dato quello sul campo. Vogliamo ricordare che Marta è praticamente è di madre schitellana, tua madre si chiama? Sì, Anna Pizzarelli, io sono, insomma, qui a Schitella, torno volentieri perché ho fatto tutta la mia infanzia, le mie stati di infanzia le ho passate qui, la mia famiglia da parte di mamma è nata e cresciuta qua, quindi insomma in Schitella ci sono le mie radici e quindi tornare fa sempre molto piacere, c'è sempre un senso di appartenenza e di casa. Quindi tutti gli anni sei qui? Adesso ho fatto tutti gli anni fino a 9 anni fa, poi negli ultimi 9 anni purtroppo il calcio mi ha portato via, non sono potuta tornare, ma quest'anno sono riuscita ad avere alcuni giorni liberi, sono tornata veramente molto volentieri e insomma ripeto, veramente sento che qui insomma ci sono le origini della famiglia e quindi è davvero un bel ritorno. Quindi adesso che sarai più libera penso che tutti gli anni sarai più. Cercherò di tornare assolutamente. Siamo con la mamma di Marta, Anna Pizzarelli, che quindi è nata ischitellana e quindi è ischitellana doc. Sì, io sono ischitellana doc, mi sono spostata a Torino ma torno tutti gli anni a respirare l'aria nativa. Sei contenta per, diciamo, la carriera che ormai è arrivata alla fine, che aveva intrapreso tua figlia? Certo, sono contenta perché ha fatto le sue scelte, ha giocato con passione e si è realizzato in quello che voleva fare, quindi sono contenta per lei, insomma. Grazie e buone vacanze. Grazie.